Buongiorno, buon anno e saluto anche il dottor Cappato, spero si sia ripreso perché ho letto di alcuni Glielo servizi di chiederemo, glielo chiederemo. salute. Allora, sì, è vero, dottoressa Chirico, in realtà questi raduni ci sono sempre stati, non è il primo anno che si verificano, né tantomeno l'anno scorso, quel primo anno, e fanno indignare esattamente come facevano indignare sotto la presidenza di Giuseppe Conte, di Draghi, di tutti i governi che ci sono stati. Vero è che noi siamo di fronte ad un governo che ha utilizzato, sta utilizzando sin dal primo giorno del suo insediamento, ci ricordiamo, il primo atto politico fu il decreto contro i rave party, pugno di ferro, ordine e disciplina, nulla deve sfuggire a questo governo che manganella gli studenti che protestano, così come precetta chi vuole scioperare per difendere i propri diritti, appunto istituisce il reato di rave party, però a quanto pare invece sfugge al governo un raduno fascista con centinaia, lo ha detto lei, scene che fanno venire i brividi di nostalgici dell'ideologia fascista che inneggiano i camerati con tanto di saluto a mano. Ma mi lasci dire, dottoressa Chirico, che quello che più mi fa rabbrividire è l'intervista che ho letto stamattina della seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che quasi a voler sdoganare, attendendo la sentenza della Cassazione, che sdogani finalmente nel nostro paese a saluto romano, così si può finalmente inneggiare al duce con la mano alzata in questo paese di ingrati. Io questo lo trovo davvero raccapricciante per la seconda carica dello Stato. Quindi non basta prendere le distanze, bisogna che si cambi proprio la cultura della prima forza politica che sta al Sì. governo in questo momento. Allora, Vittoria Baldino, le faccio ascoltare un frammento tratto dalla conferenza stampa di inizio anno del Premier Giorgia Meloni. Io sono Presidente del Consiglio dei Ministri, sono forse la donna considerata oggi tra le più affermate in Italia e se lei mi chiedesse cosa scegliere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e mia figlia Ginevra, io non avrei dubbi come qualsiasi altra madre. Per questo dico, non so se aspirazione sia la parola giusta, no, perché la maternità ti regala qualcosa che nessun altro traguardo ti può regalare. Concetto che io non ho non condivido e non condividerò mai è che un traguardo debba toglierti l'opportunità dell'altro. Cioè, molto spesso quando io mi sono occupata e quando ci siamo occupati di politiche per la maternità, per la natalità, ci è stato detto che le politiche per la maternità e per la natalità sono nemiche del lavoro delle donne. Non lo accetto. E il modello non sono io, guardi. Si citava prima Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, 7 figli. Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, 4 figli. Si può fare. Allora, onorevole Baldino, dalla sua esperienza, lei è una donna affermata, una professionista, e dice Meloni, anche donne di potere hanno più figli, si può fare, è così? Vittoria Baldino, deputata della Repubblica, 2 figli, si può fare, ma io sono fortunata perché ho delle persone che mi danno una mano, che mi aiutano a casa, ho la possibilità di iscrivere mio figlio e i miei figli ad un asilo nido vicino casa, privato. Non tutte le donne hanno questa possibilità, questa fortuna. Mi lasci dire che la Presidente del Consiglio ha detto una serie di inesattezze durante quella conferenza stampa. Lo stesso quando dichiara che nel momento in cui il governo fa delle politiche per la natalità, dall'altra parte si considerano come politiche che sono nemiche del lavoro della donna. Nessuno mai l'ha detto una cosa del genere. Semplicemente stiamo constatando la realtà nel nostro paese in cui una donna che non ha la fortuna che ha Roberta Metsola, la von der Leyen, Meloni o Baldino, non ha la possibilità, può non avere la libertà di scegliere. Ecco, per ritornare al discorso che si faceva poc'anzi col dottor Cappato, ritorniamo sempre alla libertà. Le donne devono poter essere libere di decidere se concepire o meno uno, due, tre più figli. E purtroppo nel nostro paese questa libertà non è concessa, perché io consiglio alla Presidente di scendere nel mondo reale e di parlare con tante donne della mia età o anche più grandi o anche più piccole che vorrebbero fare una famiglia, ma o comunque hanno già fatto una famiglia, in questo momento si trovano nelle condizioni di dover scegliere se ritornare a lavorare oppure no, perché non hanno la possibilità di mantenere il figlio o la figlia in un asilo nido perché gli asili nido sono troppo cari, perché non c'è abbastanza offerta pubblica, perché non c'è la parità salariale, perché non hanno la possibilità di fare entrambe le cose, di mantenere un equilibrio tra la vita lavorativa e la vita privata. Questa è una realtà che nel nostro paese esiste, va considerata. Quindi quando si dice che la maternità deve tornare a essere cool, io rispondo che cool sarebbe
avere uno Stato, un governo, un paese in qualche modo che accompagni i giovani e le giovani, perché non si deve parlare di maternità ma si deve parlare di genitorialità, che accompagni i giovani e le giovani alla possibilità di formare una famiglia e anche se vogliono, se lo ritengono, di fare dei figli. Quindi questo è il vero tema. Vittoria Baldino, le voglio fare un paio di domande più politiche, mi aiuti anche lei nei tempi perché siamo in chiusura. Ieri Matteo Salvini ha detto che non si candiderà alle europee, quindi non è ancora chiaro che cosa farà, se il premier Meloni o Tajani si candideranno. Sappiamo anche Giuseppe Conte ha detto no, mi candiderò alle europee perché sarebbe una truffa, ha detto il leader dei 5 Stelle, nei confronti dei cittadini. Secondo Giorgia Meloni invece non è così, perché comunque gli elettori sanno che Meloni o Conte non andrebbero a Bruxelles. Meloni ha parlato di un esercizio democratico di consenso. Lei che ne pensa? Cioè c'è il rischio che adesso il confronto televisivo si dovrebbe tenere fra le due leader donne, quindi il segretario del PD Eli Schlein e Giorgia Meloni, magari Meloni si candiderà, Conte dice che non si candiderà, non è che all'Europea il Movimento 5 Stelle e la stella del suo leader Conte rischiano di essere offuscate dall'iperattivismo delle donne? Ma io trovo surreale che da circa 3-4 giorni su tutti i giornali e talk non si parli d'altro che di questo fantomatico confronto televisivo tra Meloni e Schlein, come se fosse, diciamo, un incontro di box. No, io penso che il confronto ci debba essere sempre, che sia soprattutto un confronto sui temi, sia un confronto reale al di là della performance che poi si realizza nei talk show, perché stiamo parlando di vere e proprie performance. Non sono veri e propri confronti di idee sempre, comunque, soprattutto quando c'è questo clamore intorno. Ma se con Meloni lo fa Schlein, penso... Baldino, vuol dire che il capo dell'opposizione è Schlein? Ma no, io non credo che questo possa risolvere che un confronto televisivo possa risolvere o possa dare al paese la fotografia di quale sia la vera il capo dell'opposizione, o se ci sia un'opposizione efficace in questo paese. Non credo che sia quello si vede sui temi e sulla capacità di incalzare il governo su determinati temi, come peraltro abbiamo dimostrato ad esempio sul salario minimo, ma riconosco che c'è molta strada da fare per far paura tra virgolette a questa maggioranza. Detto questo, io sono della stessa idea del presidente Conte, non perché il leader del partito, della forza politica di cui faccio parte, cioè fare in modo che la presidente del Consiglio, che in questo momento svolge la carica istituzionale più importante, si candidi alle europee, è una vera e propria truffa nei confronti dell'elettore, che viene portato a scrivere una preferenza, il nome su una scheda elettorale, il nome di una persona che mai andrà a svolgere quell'incarico per cui l'elettore scrive quella preferenza. È una vera e propria truffa. È ovvio che lei difende la sua scelta, perché chiaramente lo fa per necessità, cioè per consentire al suo partito di avere un 1-3% in più alle europee, e quindi è un problema anche interno, all'interno della stessa maggioranza, di cannibalismo interno all'interno della maggioranza. Questo dovrebbe dire agli elettori Giorgia Meloni, non che si tratta di un esercizio democratico. Non è un esercizio democratico. Senta, ma le hanno colpite le parole del magistrato della Corte dei Conti Degni, che su Twitter diceva appunto che l'opposizione non era stata abbastanza dura, che doveva far sbavare di rabbia il governo, adesso è sotto procedimento disciplinare. È normale che dei magistrati sui social si esprimano in maniera così politicamente, diciamo, vigorosa? Ma io molto sinceramente credo che nel momento in cui si sia chiamati a rivestire un ruolo anche di controllo bisognerebbe astenersi proprio per sgomberare il campo da polemiche, in un momento in cui abbiamo visto che il governo sta cercando di osteggiare comunque chi in qualche modo esercita una qualche forma di controllo nei confronti del governo, la stessa Corte dei Conti, abbiamo visto la vicenda del controllo concomitante, ma anche una proposta di legge che in queste ore si sta discutendo. Sui giornali di Foti del presidente di Fratelli d'Italia alla Camera. Quindi io fossi stato al suo posto mi sarei astenuto assolutamente da fare quelle dichiarazioni politiche, perché in quel momento sto svolgendo un ruolo anche istituzionale. Cappato.